Ciao ragazze, benvenute nel mio canale. Questo qui sarà il Face of the Day di San Valentino, come vi ho scritto su Facebook. Non ho avuto tempo di girare il tutorial e il tempo qui non permette perché è tutto grigio. Già le luci, insomma, di per sé non sono le migliori, questo comunque è il trucco. E quindi niente. Vi lascio giù nell'info box il mio contatto Facebook perché io pubblicherò, insomma, le foto di questo trucco perché mi rendo conto che non rende molto bene, cioè i colori insomma si vedono abbastanza bene, però le foto insomma rendono di più. Quindi mi fate la richiesta di amicizia, io vi accetto, non vi fate problemi. Vi prego, non mi scrivete grazie, sono onorata che mi hai accettato perché io non sono il papa, cioè sono una ragazza normale come voi. Non vi dovete fare problemi, dovete stare tranquille, cioè sciallatevi. Io non sono il papa, insomma, quindi non vi preoccupate. E niente, questo è il look di San Valentino, cioè mi rendo conto che non è un trucco molto sobrio, però rispecchia molto insomma la mia persona e quindi niente, ho deciso di fare questi trucchi un po' particolari, invece delle solite cose semplici, insomma. E quindi niente, vi invito a farmi la richiesta di amicizia su Facebook, così vedrete tutte insomma le foto di questo trucco. E trovate il mio contatto, vi ripeto, giù nell'info box. Allora inizio col farvi vedere i prodotti che ho utilizzato. Come primo prodotto, prima insomma di truccarmi, applico sempre la mia crema idratante. Sto utilizzando questa qui di Essence, la My Skin Normal to Dry Skin, questa qui al melograno, credo. E mi sto trovando bene, nonostante insomma dicono che l'incidenza di questa crema fa schifo, fa uscire brufoli, eccetera, eccetera. Io non ho avuto di questi problemi, quindi ve la consiglio perché costa poco ed è buona. Devo dire la verità, c'è anche tanto prodotto. Poi, come primer, ho utilizzato sempre questo. Ormai vi ho fatto due palle appese con questo primer di Debby, che è quello lì illuminante, però fa parte del mio progetto smaltimento prodotti, quindi io me lo. Cioè, anche perché è immortale questo primer, cioè, lo sto utilizzando tutti i santi giorni e sta ancora qui. E quindi è immortale. E sempre lui come primer. Poi, prima di applicare il fondotinta, per neutralizzare le occhiaie, ho utilizzato questo correttore arancione di Wycon in stick, si chiama correttore in stick arancione praticamente dalla Wycon, lo trovate, costa 4,90 euro, però devo dire molto buono. L'ho applicato giusto giusto un pochettino qui, poi lo stesso con il pennello, mi raccomando applicatene poco perché è molto molto cremoso come prodotto, quindi se ne andate ad applicare una quantità superiore insomma al dovuto vi fa la chiazza arancione, nonostante poi ci andate a stendere il fondotinta, che non è una cosa bella, quindi applicatene davvero in poche, poche, poche quantità. Poi, come fondotinta, ho pensato di utilizzare questo qui di Rimmel, Wake Me Up, perché è un fondotinta di una medio-alta coprenza, però ha un bel finish luminoso. E dato che comunque, insomma, la serata di San Valentino si va in qualche locale o al ristorante, insomma, dove andate, io personalmente andrò a cena fuori, quindi comunque con le luci insomma del ristorante vi fa questo bel viso radioso, insomma mi piace molto questo fondotinta, infatti è la seconda confezione che ricompro ed è l'unico fondotinta che ho ricomprato, e il mio è nella tonalità 203 True Beige ed è 30 ml di prodotto e anche un SPF 15, davvero molto molto buono come fondotinta, mi piace molto. Poi, come correttore, sono andata a mettere questo qui della Bourjois. Una ragazza mi ha corretto, mi raccomando, correggetemi se sbaglio, che mi aiutate anche, insomma, a pronunciare bene questi termini inglesi, perché non siamo molto acculturate, molto English, insomma. E quindi la Bourjois ed è l'Happy Light. Il mio è nella tonalità 21 Ivoire. Non si legge perché giustamente è fatta tipo argentata la scritta. E il packaging io lo adoro, cioè è troppo carino perché è fatto tipo a calamita.
Si apre, c'ha lo specchiettino e dentro porta il prodotto. Questo correttore qui, oltre ad avere un'alta coprenza, come vi ho detto già quando insomma ve l'ho mostrato, è anche un correttore luminoso. Infatti, vedete che bell'effetto che fa, e quindi ho applicato lui perché mi dà sia la coprenza che l'effetto luminoso sul viso e mi piace tanto, mi piace tanto. Poi ho tamponato tutto con sempre lei, la cipria di Physian Formula, perché come potete vedere anche lei un finish luminoso. Tra l'altro sono molto soddisfatta perché, come potete vedere, si è fatto anche il buchettino, quest'altro cuore, quindi dai Simona, ce la puoi fare, terminerà anche lei. E insomma ho stilizzato lei, mi piace perché comunque ha un finish luminoso adatto anche al fondo che ho applicato. Poi ho fatto le sopracciglia con un video, insomma, che ho visto da un'americana tramite la grandissima Camilla Milanesi, che io l'adoro, è diventata la mia droga quella ragazza, mi fa apparire a schifo. E praticamente cosa ho fatto? Ho contornato le mie sopracciglia con questa matita qui di Paola P, che è per occhi in realtà, è l'Eye Pencil 09, quella lì color burro, e praticamente le ho contornate. Quindi sia sotto che sopra. Poi sono andata ad applicare l'eyeliner per sopracciglia di Wycon, questo qui che ho io è lo 04 Caffè. E poi ho fatto sempre il contorno, insomma, praticamente ho fatto il contorno delle sopracciglia sia sopra, in questo modo, che sotto. Sono andata poi ad applicare l'eyeliner e poi ho preso insomma il correttore, una tonalità rosata, e io ho applicato questa qui che vedete con il buco, che utilizzo sempre per contornare le sopracciglia, le ho contornate sia sopra che sotto, e devo dire l'effetto mi piace moltissimo. Viva le americane che hanno queste idee super. Va bene. Adesso vi faccio vedere. Allora, come primer occhi io utilizzo sempre le Love Stage di Essence perché mi piace moltissimo. E come ulteriore base ho utilizzato il matitone di Kiko su tutta la palpebra mobile. Questo qui è quello lì color burro. Questo qua è quello che era in edizione limitata, però lo trovate anche nella linea normale del 45. Non so adesso nell'edizione normale che numero ha, comunque lo trovate tranquillamente, oppure qualsiasi base chiara o base burro, come in questo caso, o bianca, per far risaltare meglio i colori. Poi, che cosa ho fatto? Ho preso questa palettina della Catrice, che ditemi voi se non è da utilizzare per San Valentino, sta palette. Praticamente questa è la palettina. Tiene tutti i colori con il rosa, il viola, bella, bella, bella. E sull'arcata sopraccigliare ho utilizzato, purtroppo sembrano tutti uguali questi colori, ma non è così, mannaggia la merda. Porco infame. Comunque, questo qui è un rosino scimmerino. L'ho applicato su tutta l'arcata sopraccigliare. Poi, vicino al condotto lacrimale, come potete vedere, ho applicato questo bianco, che in realtà non è un bianco, è un bianco con tutte perlescenze rosa, con micro glitter ro rosa, ed è stupendo, però purtroppo non rende una cippa lippa. Tiene qui comunque, sono tutti riflessi rosa, è troppo figo questo ombretto. E ho utilizzato questo qui. Poi, al centro della palpebra, come potete vedere, che cioè dalla webcam sembra un arancione, ma in realtà è fucsia. Ho applicato dalla palette Too Faced Pretty Rebel, ho applicato Totally Fetch, che è questo fucsia bellissimo. L'ho applicato al centro della palpebra e l'ho sfumato verso il colore chiaro che ho applicato in precedenza, qui praticamente. L'ho sfumato verso il condotto lacrimale per non creare, diciamo, quello stacco, ma per avere un risultato, insomma, di una sfumatura uniforme, graduale. Poi, cosa ho fatto? Ho preso un pennellino angolato da ombretto e sono andata a prendere questo ombrettino di Mua, che è lo shade 9 Pearl, che è troppo troppo figo questo ombretto, cioè non potete capire quanto è figherrimo. Questo qui tiene delle perlescenze, è viola con perlescenze azzurre e penso che si stanno notando. Vabbè, la scrivenza, cioè, guardate che figo.
troppo troppo bello questo ombretto qua, e l'ho messo tutto nella, con il pennello angolato, l'ho messo, diciamo, nella restante palpebra mobile che rimaneva, creando una sottospecie di V, e portandolo, insomma, sfumandolo verso sopra, come potete vedere. E ho ricreato, insomma, questa V. L'ho messo insomma nella restante palpebra, poi avendo il pennellino angolato l'ho sfumato verso l'interno, cioè verso l'interno da qui, e l'ho portato un po' pure sopra. Poi per dare dimensione all'occhio, perché comunque questo trucco ha bisogno comunque di intensità, di dare dimensione all'occhio, ci vuole un colore scuro. E nella piega, anziché applicare insomma il nero, aspettate, vedete, scrive ancora questo ombretto, questo è anche un altro immortale. Per dare dimensione, insomma, all'occhio, vedete, che l'ho applicato un colore scuro da sopra, diciamo, al viola che avevo sfumato prima verso l'alto, che diciamo arriva qui, da sopra. Ho applicato questo che è un prugna con riflessi fucsia e praticamente l'ho sfumato verso l'interno dell'occhio, come potete vedere, creando insomma questa dimensione all'occhio molto molto bella. E diciamo ho sfumato insieme i due colori, e mi sono aiutata anche con un colore chiaro che era questo qui, questo rosino shimmer che avevo applicato in precedenza sulla palpebra mobile. Ragazzi, io spero che mi capite, perché io sinceramente non mi sembra di spiegare molto bene queste cose, però spero che mi state capendo, insomma. Poi cosa ho fatto? Ho preso questo eyeliner qui della Yes Love, che è molto molto carino ed è una marca super low cost. Questo qui me l'ha regalato la mia amica Mara, che ha all'interno questa matitina qua, che è dello stesso viola praticamente dell'ombretto, però ovviamente dalla webcam non si vede, quindi io vi consiglio di andare a vedere la foto che vi metterò su Facebook. E praticamente ho fatto una riga di eyeliner con questa matitina qui, per crearmi insomma una linea, perché questo eyeliner qui è bellissimo ma è molto difficile da applicare, quindi mi sono aiutata con la matitina viola, che è lo stesso colore insomma dell'eyeliner liquido. L'eyeliner liquido, adesso ve lo faccio vedere, è un lillino spettacolare, quasi uguale all'ombretto di Mua. Eccolo qui, molto molto bello, molto luminoso questo eyeliner, è spettacolare. Quindi sono andata a tamponare l'eyeliner liquido sopra la matita che avevo applicato in precedenza, quindi per renderla anche più intensa, e dando anche un finish metallizzato, perché questa qui è una matitina classica lilla, niente di particolare, però applicandoci sopra l'eyeliner dà questo effetto metallizzato molto molto carino. Poi sopra, diciamo, una volta fatto asciugare il tutto, oddio santo, una volta fatto asciugare il tutto, ho applicato questo eyeliner di Bourjois, che praticamente è il Liner Clabbing Vibrant Color Ultra Resistance, l'81 Absolute Black, che questo eyeliner qui fa un tratto molto molto sottile, quindi ho potuto fare la doppia linea di eyeliner senza alcun problema, senza insomma sbrodolarmi tutto, infatti vedete come fine, l'ho fatta a caso, non è che mi sono applicata. No, davvero sono entusiasta di questo eyeliner, lo sto provando e mi piace un casino, cioè viva il signore del banchetto magico, ragazzi, cioè, non ci sta niente da fare. E poi, cosa ho fatto? Sotto la rima praticamente, nella rima interna ho applicato questa matita qui di Wycon, che è della linea Long Lasting Eyeliner, ed è l'Emerald Green, che è troppo figa questa matita, davvero è figherrima. Vedete che spettacolo,
Io le amo queste matite di Vicon, sono stupende. E anche, diciamo, qui vicino al condotto lacrimale, ho utilizzato questa qui champagne che vi ho fatto due palle appese. Questa matita, però, anche questa è figherrima, è della Gold Leaf 14, sempre della linea, vedete quanto brilla. Delle long lasting. Poi ho preso sempre la matitina che ho trovato dentro, insomma, queste liner qui, e sono andata a metterla sempre sotto qui per tamponarci poi sopra l'ombrettino di Mua. Non so se si vede, per questo io vi rimando alle foto. E poi cosa ho fatto? Ho fatto il contouring con la crema, con la terra di Bourjois, questa qui al cioccolato, che conservo, insomma, questa parte, questa plastichina sopra per conservare anche meglio il prodotto. Come illuminante ho utilizzato sempre l'illuminante di Bourjois, che sto amando. Come blush, comunque, per dare un tocco, insomma, naturale, leggero, perché comunque avendo questi occhi importanti non potevo mettermi il rosa fucsia o qualche altra cosa. Ho voluto dare, insomma, un tocco naturale con il blush della Yun, che vi ho già mostrato, che è troppo bello sto blush, ed è quello che mi vedete, dà un bellissimo effetto sulle guance, dà questo effetto radioso molto luminoso, mi piace un casino sto blush. E poi ho fatto una combo di questi due mascara qui. Per volumizzare ho utilizzato le Love Extreme. Non so se si nota. Raga, io faccio schifo a farvi vedere le ciglia. Però davvero fa un bellissimo effetto. Ho utilizzato per volumizzare le Love Extreme e per allungare il Colossal Look Felino di Maybelline, che ho riscoperto questo mascara grazie alla mitica Camilla Milanesi, che io adoro. E niente, sono molto contenta di questa scoperta, che io lo tenevo buttato lì. Non è che è male come mascara, però non gli avevo dato importanza. Invece no, è bello. Le allunga molto perché all'interno contiene anche delle fibre. Quindi questa combo. E sulle labbra ho messo questo glossino qui di Essence, molto molto semplice, che è lo Stay With Me Long Lasting Lip Gloss, lo 01 Me & My Ice Cream, ma se non erro l'hanno anche tolto, mi sa, questo colore. Comunque, vabbè, potete utilizzare qualsiasi tipologia di gloss rosino. Tra l'altro, long lasting, ma il colore, diciamo, subito via. Comunque questo rosino tenue, anche perché, diciamo, gli occhi sono abbastanza carichi. E niente, ragazze, io penso di avervi detto tutto. Scusatemi per i capelli che fanno schifo e ribrezzo. Spero, insomma, che il look vi piace. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!